Dunque, cosa sa lei a proposito della rapina fatta alla Chase Manhattan Bank? Chiedo scusa, non ho capito. La rapina fatta alla Chase Manhattan sì. Bank? Sì, la rapina venne fatta da Magnetta, Dimitri, Carminati, Alibrandi. Venne fatta per... E a proposito del ricavato della rapina? Ci fu una lunghissima diatriba rispetto a quei soldi, perché... ma qui dovrei spiegare tutti i miei rapporti con Avanguardia Nazionale, penso sarà una cosa un po' lunghina. Dunque, no, perché come terza entità della destra rivoluzionaria, perlomeno a Roma in quegli anni, sicuramente esisteva Avanguardia Nazionale, che era allo stesso modo, direi, dell'MPR sostanzialmente vista in maniera abbastanza sospetta, direi, più che confusa, sospetta da parte nostra. Giova ricordare a questo proposito il volantino di rivendicazione dell'omicidio del dottor Amato, che era in termini chiarissimi, direi in termini più che espliciti, estremamente critico rispetto sia ad Avanguardia che a Ordine Nuovo. Per tutta una serie di motivi era estremamente critico, insomma, il nostro ambiente, perché appunto c'era l'intenzione di operare una rottura definitiva con tutte le grandi organizzazioni, con la logica gerarchica, piramidale, con i discorsi dei quadri politici che non prendevano parte alle operazioni, ma che però alla fine della fiera si intascavano i soldi. Io seppi che i soldi della parte di Magnetta e di Dimitri vennero dati tutti quanti a delle ghiaie. Tutto questo fu molto... Da chi lo seppi? Beh, da tutti, guarda, cioè io ne parlai con Nistri, ne parlai con tutti quanti in sostanza, perché era una cosa molto grossa, ne parlai anche con Alibrandi, era una cosa, prescindere dal fatto che si parlava... Quindi tutti concordamente dissero che questi soldi, una parte di questi soldi erano finiti... No, tutta la parte di Magnetta e di Dimitri, cioè tutta, io so che Magnetta quando faceva le rapine, per esempio, quella lì venne a Roma col treno in seconda classe, no? Per prendersi 80 milioni di parte personale e ripartire in treno in seconda classe e dare i soldi a Avanguardia Nazionale. Cioè i militanti di Avanguardia sotto questo punto di vista erano i militanti operativi, di Avanguardia sotto questo punto di vista erano veramente dei militanti integerrimi, insomma, perché effettivamente io ricordo che Dimitri, per esempio, stesso identico discorso, 80 milioni di parte e altre rapine fatte, quindi parecchi soldi in tasca, andava in giro con una macchina rubata, perché non si comprava la macchina, perché i soldi delle rapine erano per l'organizzazione. È scritto questo, erano integerrimi, nel senso che non si appropriavano di neanche una piccola parte del provento delle rapine. Tutto questo poi trovò puntuale conferma in tutti i miei rapporti avuti con Avanguardia, successivi all'arresto di Dimitri, che io ho spiegato al dottor Calabria in merito al processo su Avanguardia Nazionale che è a Roma, che se interessano la Corte posso esporre anche sinteticamente. Sì, spieghi. Dunque, questi rapporti presero origine dal fatto che, come ho detto, noi verso la fine, diciamo, un periodo che può spaziare tra il settembre e il dicembre del 79, io e tutto il mio gruppo ci allontanammo da terza posizione per dar vita a un gruppo autonomo, in sostanza, svincolato da terza posizione, ma sotto le direttive di Dimitri. Dunque, Dimitri era un militante di Avanguardia Nazionale e infiltrato sostanzialmente dentro a terza posizione al fine di cooptare gli elementi più validi di terza posizione e indirizzarli verso Avanguardia. Nel corso di questo periodo Dimitri più volte espresse un certo tipo di insoddisfazione nei nostri confronti, più che altro nei confronti della nostra scarsa attività politica, tant'è che pochissimo tempo prima dell'arresto lui ci disse che avremmo dovuto decidere, visto che come gruppo autonomo non facevamo niente di politico, ma più che altro ci davamo un tipo di vita che a lui non piaceva, cioè diciamo di carattere borghese in sostanza, perché lui criticava che noi andassimo in discoteca, perché lui criticava che noi spendessimo più del dovuto, diciamo che andavamo un po' contro la sua filosofia ascetica del militante rivoluzionario. Lui disse che avremmo dovuto decidere se rientrare in terza posizione o entrare in Avanguardia. Entrare in Avanguardia Nazionale. Questo in un periodo appunto che io potrei collocare tra il settembre e il dicembre, cioè tra la nostra uscita terza posizione e il suo arresto. Settembre e dicembre 80? 79, Dimitri è stato arrestato mi pare il 14 dicembre del 79, se non ricordo. Sì, mi pare sia stato arrestato il 14, comunque l'arresto di Alessandria. Dunque, successivamente appunto Dimitri venne arrestato. L'arresto di Dimitri
sicuramente all'interno di Avanguardia creò un forte sbandamento, per più motivi. Primo, perché era comunque un personaggio, chiedo scusa, primo perché era comunque un personaggio particolarmente carismatico, in grado di attirare parecchio l'attenzione di moltissimi militanti più giovani. Secondo, perché era un brillante membro del nucleo operativo, cioè era un brillante procacciatore di denaro, detto in termini un po'... Quindi Avanguardia si trovò nella necessità di sostituire il nucleo operativo, quasi nella sua comunque il nucleo operativo romano, visto che era morto anche Cellini Fulvio con un incidente sul Vespone. La morte di Cellini Fulvio risulta nei miei verbali, perché fu una delle volte ai funerali di Cellini, fu una delle volte che io incontrai Tilger, Tilger Adriano. Comunque successe che Dimitri mi aveva detto: io devo fare un viaggio. Lui mi disse a Milano, io successivamente seppi che non si trattava di un viaggio a Milano. Qualora io vengo arrestato, tu devi metterti in contatto con Tilger tramite Enzo Pisu. Pisu? Enzo Pisu, che era un militante di Talenti di terza posizione. Questo puntualmente successe, però io non mi misi in contatto con Tilger tramite Enzo Pisu, bensì venni contattato io da quelli di Avanguardia tramite Pucci Carlo, che era un mio, della stessa mia banda, il mio stesso gruppo più che banda. Da quel momento iniziarono tutta una serie di incontri, prima con i sottoposti di Tilger, fino all'incontro poi con Tilger. Sostanzialmente tutti questi incontri erano Vaccari, nella persona di Vaccari principalmente. Questi avvenivano più di tutti alla palestra Gymnasium dietro Viale Trastevere, che era una palestra di Avanguardia. Tutti questi contatti avvenivano un po' nella maniera tipica dello stile avanguardista, cioè presentando mari e monti a portata di mano, in sostanza, sul piano operativo, sul piano tecnico, eccetera. E in realtà però chiedendo molto. Cioè loro, io mi ricordo che Vaccari per esempio mi disse: guarda, non c'è problema, se voi entrate con noi, noi ci siamo, la nostra, noi precisammo questo, noi siamo andati via a terza posizione perché non ci interessa l'attività politica in senso stretto, ma ci interessa esclusivamente l'attività operativa. Siamo andati via a terza posizione perché noi non accettavamo che, in quanto operativi, dovevamo dire tutto quello che facevamo ai dirigenti politici che non prendevano parte alle azioni con noi, ammettiamo. E questo a noi non andava bene. Vaccari disse: no, non vi preoccupate, noi siamo organizzati in maniera perfetta, tutto i nuclei operativi sono divisi in cellule di 3 militanti, armamento, qua, là, tutta una serie di cose eccezionali in realtà. Per cui un po' perché noi tutto sommato eravamo poco più che ragazzini, visto che avevamo 18 anni, e un po' per rispetto a Dimitri, perché loro si erano presentati a noi dicendo che Dimitri aveva praticamente ordinato che noi entrassimo in Avanguardia. E un po' per rispetto a Dimitri approfondimmo questo tipo di rapporti, fino al giorno in cui poi non ci incontrammo con Tilger e venne fuori tutto quanto, in sostanza. Perché Tilger disse: sì, voi venite con noi, ma... Dunque, prima ci parlò 2 ore della necessità di rifondare Avanguardia come militare, come movimento rivoluzionario, tutte belle parole così. E poi ci disse: comunque voi entrate con noi, ci date tutte le armi che ci avete. Quando fate le rapine ci chiedete il permesso, ci dite dove le fate, con chi le fate, ci date tutti i soldi. Al che io gli dissi: ma tu le vieni a fare con noi le rapine? E lui disse: no, e perché io ti devo spiegare tutto questo? Per quale motivo? Visto che io ero un po' smaliziato, primo dall'esperienza di terza posizione, secondo dal fatto che Dimitri, quando era andato in galera, Avanguardia non gli aveva dato una lira, in pratica. Tutto questo infatti viene riportato nella mia discussione con Tilger, essenzialmente proprio nel corso al termine dei funerali di Cellini Fulvio. Io ero al corrente di tutto questo in maniera perfetta, primo perché ero stato arrestato nel marzo dell'80, ero stato dentro con Nistri Roberto, che era il computato di Dimitri e che conosceva perfettamente la situazione di Dimitri. Secondo, perché Ali Brandi aveva preso parte alla Cisma Manhattan Bank e sapeva tutto questo. Terzo, perché mi interessava moltissimo la posizione di Dimitri, perché come ho detto ero molto legato a lui. E praticamente i miei rapporti con Avanguardia si interruppero là, in sostanza, dal momento che loro mi fecero una proposta che noi tutti quanti ritenemmo completamente inaccettabile, insomma. Però quella proposta in sé, in quanto tale, mi diede la conferma della veridicità di tutto quello che si diceva riguardo Avanguardia, insomma.